Bentornati, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, vedete che anche oggi sono qui davanti alla lavagna anche perché devo dire che qualcuno mi ha rimproverato perché ho abbandonato un po' quell'aspetto didattico che, su cui eh, mi ero incentrato quando ho iniziato questa serie di trasmissioni. Quindi, torno ancora alla lavagna e eh, ritorno ancora a parlarvi di questa importanza degli accenti. Mi è capitato in questo periodo sui giornali di vedere nei titoli delle commedie, ma anche nei titoli di certe manifestazioni popolari, mi è capitato di vedere per esempio questi tre termini. Vedete che si, sono, si presentavano sul giornale senza accento, per cui eh, qui io non so se va letto aviseme, cioè con l'accento sulla I avviseme, vorrebbe dire avvisami tu, conteme, l'accento sulla O è naturalmente conteme, accento fonico chiuso, non conteme, conteme, quindi raccontami tu, e poi questo ciuccioi o ciuccioi. Ciuccioi, l'ho visto, c'è stato alla Vis qualche tempo fa la festa dei ciuccioi o ciuccioi, però mancando l'accento, io sinceramente qui dimostro la mia ignoranza per quella festa, non so se si dice festa dei ciuccioi con l'accento sulla U o dei ciuccioi con l'accento la sulla O. La stessa cosa è qui, erano dei titoli dei commedi, ho preso fuori queste parole, ho estrapolato queste parole perché non so se è avviseme o aviseme. Ecco, perché se dico aviseme, capite bene, vuol dire avvisatemi voi, quindi, se metto l'accento sulla E, la stessa cosa, con teme, non conteme, conteme vuol dire raccontatemi voi. Quindi, eh, ritorno a dire eh, dell'importanza dell'accento tonico, innanzitutto, ma anche dell'accento fonico aperto e chiuso. Io, purtroppo, continuo a insistere, eh, non so se faccio bene, se faccio male, ma ho sempre detto. Che questa trasmissione ha una veste prettamente didattica, poi anche se mi piace chiaramente invitare persone, poeti, eh, personaggi vari, insomma, che, con i quali però mi riesco a parlare di dialetto. Bene, oggi, quindi fatta questa introduzione sull'importanza dell'accento tonico e fonico, Oggi ritorno a parlare di libri, perché vi ho detto qualche puntata fa che iniziando, andando avanti questa trasmissione, mi sono arrivati tantissimi omaggi, tantissimi libri che mi hanno, mi hanno fatto scoprire veramente un mondo dialettale trentino impensabile. Ho detto delle compagnie dialettali, che quelle si vedono chiaramente, ma poi anche di, di tantissimi libri, di tantissimi poeti. Che veramente mi hanno dato la possibilità di scoprire un dialetto che non pensavo fosse così diffuso, anche oggi un po' nascosto, ma diffusissimo. E quindi oggi trovo, grazie ad Elio Fox che me l'ha donato, questo dizionario trentino italiano. Vi ricordo che io ho avuto modo di parlare già di alcuni dizionari: a Medigo dell'Eliseo Fava purtroppo scomparso qualche mese fa, Eliseo Fava che abbiamo avuto qua ben quattro volte e che saluto eh, da dove è, eh, sono sicuro che ci guarda, Eliseo Fava aveva scritto insieme a Maria Torbol questo bellissimo vocabolario alto gardesano a Medigo e ne avevamo parlato appunto qui a Telegarda. Poi naturalmente... L'opera, la dico monumentale, di Elio Fox, questo vocabolario, vedete, anche questo interessantissimo. E poi un personaggio, un esponente importante, un cultore del di dialetto che ho spesso dimenticato ma che voglio ricordare, ne parleremo: Aldo Bertoluzza, e anche qui c'è questo dizionario, vedete, anche questo interessante, un po' più ristretto, però anche questo molto interessante. Quindi voglio dire, vedete, tre dizionari, tre vocabolari. Oggi parlo di questo dizionario trentino-italiano di Lionello Groff. Ecco, Lionello Groff è un personaggio che naturalmente è scomparso, ma un personaggio interessantissimo perché è uno studioso, mi pare che è uno dei primi che ha fatto appunto un'opera come questa. E vi leggo per esempio cosa dice. Eh, Elio Fox nell'introduzione nella presentazione, dice la ristampa di quest'opera fortunata è la terza volta che accade. Mi consente di fare in via preliminare una considerazione sullo stato di salute degli studi linguistici nella provincia di Trento. Mi pare di poter dire senza tema di smentite che forse nessun'altra provincia d'Italia sentite questo, può vantare un numero di vocabolari dialettali di valle come il Trentino. Non c'è zona importante di questa provincia che non ne abbia almeno uno. Avete visto anche l'Alto Garda a quello di Eliseo Fava. Non vi faccio altre letture, ci sarebbero altri passaggi che volevo leggervi, ma penso che non serve. Eh, invece, ricordo che eh, Lionello Groff è stato colui che ha, è stato il fondatore eh, di Chiacere in Trentino, quella, quella appunto periodico Che affrontava le tematiche dialettali che purtroppo da qualche tempo è, ha finito, eh, non, non viene più stampato e che abbiamo ricordato assieme ad Elio Fox qualche tempo fa. Com'è impostato questo dizionario trentino? È impostato in un modo abbastanza interessante perché dopo un'introduzione c'è una vera e propria grammatica. Non molto estesa, però una grammatica dialettale, che è quella un po' che cerco di presentarvi anch'io, eh, anche se con modestia non sono ai livelli di studi di Grofo, di Elio Fox o di Bertoluzza. Però mi piace, insomma, attraverso anche questi, questi libri, presentarvi questi spunti eh, grammaticali sul dialetto. Quindi, dopo questa introduzione c'è questa parte grammaticale. E poi c'è naturalmente il vocabolario, come c'è in molte opere che avrò modo di presentarvi, perché ho già detto che il panorama dialettale è veramente diffusissimo, ma poco conosciuto, specie delle nuove generazioni. C'è un vocabolario, anche questo interessantissimo. Ma poi interessantissima è la parte finale dove eh, appunto Groff. Presenta le biografie dei più importanti eh, scrittori dialettali trentini e naturalmente non manca il nostro Giacomo Floriani, del quale è presentata non solo la biografia, ma anche alcuni suoi scritti, tra l'altro dei più belli che abbiamo avuto modo anche di leggere qua qualche volta insieme a Milena Zucchelli e a Rita Pellegrini. Bene. Naturalmente, grazie a questo dizionario, cosa ho fatto? Sono andato a cercare alcuni vocaboli che adesso vi vado a presentare, che naturalmente vedrete in sovraimpressione, e ad ogni vocabolo ho posto vicino un esempio. Vediamo se trovo corrispondenza con quello che pensate voi. Innanzitutto, andiamo, sono in ordine alfabetico, partiamo dalla ANDA. Cos'è l'anda? È l'andamento, la mossa. Sentiamo l'esempio. Ma guarda che anda che ga quel lì. Cioè, ma guarda che, come si muove, che andamento, a quella persona lì. Quindi, ma guarda che anda che ga quel lì. Anda. Beh, bonorif, con un bel accento tonico sulla i, non, non bonorif, ma bonorif. Di buon'ora, mattiniero. Meneodo, popo bonorif. Mio nipote è un bambino che si alza presto, che è un bambino che si alza appunto di buon'ora. Andiamo alla lettera C, Canarola, un bel accento aperto sulla O, è il mattarello. Mia mamma, quando da piccolo fevo il birichim, la me feva vedere la Canarola. Cioè mia madre, quando da piccolo facevo il birichino, eh, Facevo il monello, mi faceva vedere il mattarello, quello che serve appunto per la, la polenta. Ecco, mi faceva, me feva veder, in italiano sarebbe vedere, ecco in dialetto invece l'accento cade sulla prima, i, sulla prima E, veder, non vedere. Destrani, ecco un termine altogardesano usato poco e più trentino, però lo abbiamo anche noi, è la nostalgia. Gon destrani che me veis quasi da pianzer. Ho una nostalgia, un sentimento che mi viene quasi da piangere. Ensemeni, Istupidito, confuso. Ancori te sei proprio, insemeni. Ma ben? Oggi sei proprio confuso. Ma stai bene? Ecco, te sei, vedete quell'accento chiuso sulla E? Per non dire te sei, eh, te sei. Andiamo alla F, la ferla. Cos'è la ferla? È la stampella. Ho cognest, usare la ferla, perché mi sono rotto in nocio. Quindi ho dovuto, mh, cognest, usare la stampella, perché mi sono rotto un ginocchio, quindi di nocio. La grola, è il corvo, la cornacchia. Stamattina, Gheran Belschap de Grole. Chi de for? Allora, chap, vedete? Quindi intanto questa mattina c'era un bel stormo, gruppo eh, di grole, di cornacchie, di corvi, qui fuori. Ecco, quel chap, vedete, per evitare di leggere chap, si mette la linetta, a volte si, qualcuno mette l'apostrofo. Grole, chi, ecco il chi, vedete? Chi, avverbio di luogo, qui è accentato per distinguerlo dal chi pronome personale chi fa colui il quale fa, quindi chi avverbio di luogo è meglio accentarlo. Beh, for un accento aperto sarebbe meglio. Il lof è il lupo. I discen Trentim è tornallof, lof, ma manca ancora Cappuccetto Rosso. Ecco, per fare il quadro completo ci vorrebbe anche il Cappuccetto Rosso. Quindi dicono che in Trentino è tornato il lupo, ma manca ancora Cappuccetto Rosso. Ecco, vedete, Cappuccetto, vedete, con una P, una C, invece Rosso, per non dire roso, Rosso con due S. <coughs> Scusate, Marugola, ecco, Marugola con un bel accento sulla U, è la cavalletta, l'amantide religiosa. La marugola la magna il mascio dopo che l'ha gafat l'amore. Ecco anche qua, mascio, s, linetta, c, per evitare di leggere mascio. Quindi la mantide religiosa mangia il maschio dopo che vi si è, si è accoppiata con esso. Orbarola è la vertigine, la traveggola. Si usa spesso più al, al plurale che al singolare. Le orbarole, però io ho fatto l'esempio al singolare. Stamattina ho avuto un'orbarola, è meglio che vaga dal dottore. Cambiamola, stamattina ho avuto delle orbarole, è meglio che vaga dal dottore. Quindi questa mattina ho avuto delle vertigini, è meglio che vada dal dottore. Beh, questo è bello, il pagnaca, è il tipo melenso, ottuso, te sei proprio in pagnaca, date in scorlom, Ecco, sei proprio un ottuso, un melenzo, datti un, una mossa. Il quarossol è il codirosso. Sul me figuer, vai sempre in bel quarossol a mangiare i fighi. Quindi sul mio fico, viene sempre un codirosso a mangiare i fighi. Ecco, sull'avverbio sempre, ecco qui c'è, siamo un po' un divaghi. Sempre, in, in dialetto sarebbe sempre, però vedo che i poeti, lo stesso Floriani, mi pare che usa se, la parola sempre e quindi stiamo con Floriani. Rantega, come ce l'ho io adesso, la Rantega, non Rantega, quindi Rantega ha un bel accento sulla A, è la Raucedine, è il Raspeghima anche. Algeri, ho Chappa Fred, e messo un ciappà Zo, una bella Rantega, quindi Ieri. Ho preso freddo e mi sono preso una bella raucedine. Sbeghelar, belare. Senti che rumoros è il sbeghelar delle pegore. Quindi senti che rumoroso è il belare delle pecore. Vedendo pegore non posso non ricordare la poesia di Floriani. Pegore, pegore, così bella. Trapolom, imbroglione. Ste attenti, che c'è sempre in giro qualche trapolom. Ste, ecco un bel accento chiuso, vedete, ste, non ste, ste, state attenti, che c'è sempre in giro qualche imbroglione trapolò. Lucia, ago, oscia, me son sponzuco, lucia. Oscia, non oscia, allora si mette la linetta o l'apostrofo. È una classica esclamazione me son sponzu. Ecco, mi son punto con l'ago. Una volta era facile perché una volta le donne sapevano tutte usare l'ucia, l'ago. Eh? Oggi mi sa che su dieci ragazze non so quante sanno usare l'ago, o sanno ricamare, no, non so quante le sa uciar come le nostre donne. Di una volta, Vanzarot. Rimasuglio del cibo: lasciare qualche vanzarote nel piatto non è mai una bella roba. Con tutta la senfa marche, che in effetti è così. Quindi, lasciare qualche rimasuglio di cibo nel piatto non è mai una bella cosa. Sanca. ecco, è la sinistra. Go la mam zanca che mi fa massa mal. Ho la mano sinistra che mi fa troppo male, quel massa, non masa, massa con doppi che mi fa troppo male. Andiamo ormai alla conclusione perché dopo naturalmente queste, questi, questi, questi termini vado a chiudere la puntata, nel senso che, scusate ma vedete che ho proprio il, la rantega e il raspeghin. Vedete appunto che la puntata è, ha avuto uno scorrimento molto semplice, molto veloce, con la presentazione del vocabolario, appunto, anzi, dizionario trentino-italiano di Lionello Groff, persona scomparsa, ma che ha dato molto al dialetto trentino, ho detto il fondatore di Ciacere Trentino. libro che mi è stato dato e che ringrazio da Elio Fox, che abbia avuto il piacere di intervistare per questa trasmissione a casa sua qualche tempo fa, per ben due volte, abbiamo visto come è impostato e mi sono permesso di cogliere da questo vocabolario alcuni vocaboli, vocaboli che abbiamo qui anche nel nostro dialetto alto gardesano, grazie al dizionario di, purtroppo, di Eliseo Fava che ci ha lasciato, a Medigo, e mi sono permesso di fare alcuni esempi usando queste parole dialettali. Spero naturalmente che abbiate visto, abbiate verificato la giustezza dei miei esempi, magari qualcun altro avrebbe fatto qualche altro tipo di esempio. Io ho fatto questi naturalmente ogni tanto ricordando alcune note grammaticali, sempre naturalmente riguardanti chiaramente gli accenti e a volte anche gli apostrofi. Quindi, con questo dizionario di Lionello Groff. È finita questa puntata, vi aspetto alla prossima, naturalmente vi aspetto sempre numerosi, interessati, sempre penna e quaderno e naturalmente vi saluto e ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.